Ci potrebbe raccontare un'esperienza di quelle che avete fatto, un'esperienza concreta? Sì, esperienza concreta è stata la mostra Naturalia et Artificialia ad ottobre, in cui abbiamo esposto tutti gli artisti di Eccentric, più un artista invitato che è stato Francesco Iodice, e un giovanissimo artista che era un mio studente della sezione Minority Report, che è una sezione che dedichiamo a scoprire nuovi talenti. Adesso lui passerà a formare parte ufficialmente, diciamo, del team di artisti di Eccentric. E quindi in questa mostra siamo stati sponsorizzati da Performant, che è una scuola di coaching, fa business coaching e consulenza per aziende e di Exeo Consulting. E quindi loro hanno avuto un giorno di preview che hanno destinato ai loro clienti, quindi hanno fatto una selezione dei loro clienti o potenziali clienti, quindi hanno utilizzato lo spazio della mostra come uno spazio, diciamo, diverso a quello che potrebbe essere invitarli a cena, a fare una festa in un ristorante o in un posto più tradizionale, per così dire. Avevano la possibilità di prenotare se volevano una visita guidata personale in un altro momento, e c'è stato un cocktail, quindi una situazione molto rilassata. C'erano i dipendenti di questa azienda più i loro clienti che riuscivano a interagire in un altro modo. Poi c'è stata una tavola rotonda, questa si era aperta al pubblico per discutere certi temi che riguardavano la presentazione di un libro. E eventualmente avevano anche la possibilità di prenotare altri momenti, se volevano, per momenti di formazione per i loro dipendenti. Quindi c'è stato anche un brunch solo per i dipendenti. Quindi questa è stata una prima esperienza che si ripetirà ad ottobre con un'altra mostra. Diciamo di sicuro con queste due aziende di società di consulenza.